Un minuto con Padre Pio dal sagrato della chiesa del santuario di Santa Maria delle Grazie, un luogo tanto caro a quanti hanno avuto anche la possibilità, la grazia di partecipare alla messa di Padre Pio. Oggi vogliamo raccontarvi quello che è accaduto nel 1965. Come sappiamo, come a tutti noto, Padre Pio celebrava la messa alle 5 del mattino e tra i tanti pellegrini che si ammassavano proprio davanti all'ingresso della porta vi era un noto musicista americano, Alfonso D'Artega, che riuscì, nel momento in cui si spalancò il portone di Santa Maria delle Grazie, riuscì a fare una corsa sgomitando con gli altri pellegrini e riuscì ad arrivare al primo banco della chiesa per partecipare all'Eucaristia. Lui aveva un grande desiderio, far benedire una messa che aveva scritto per il presidente Kennedy. Voleva farla benedire da Padre Pio, ma non sapeva come fare. Comunque era riuscito ad arrivare in prima fila nella chiesa grande di Santa Maria delle Grazie. Ad un certo punto, prima dell'inizio dell'Eucaristia, si sente chiamare da una persona che esce dalla sacrestia e chiama: chi è Alfonso il messicano? In quel momento, quindi possiamo immaginare, furono degli istanti, degli attimi, Alfonso pensò: come fanno a capire che io sono nato in Messico? Tutti qui sanno che io sono uno spagnolo americano, non sanno che sono nato in Messico. Comunque Alfonso alza la mano e dice: sono io. Quest'uomo gli dice: vieni con me, facendogli segno di entrare in sacrestia. Nel momento in cui stava andando verso la sacrestia, la sua meraviglia è quella che vede Padre Pio uscire con i paramenti sacri per cominciare l'Eucaristia. A quel punto, vedendo quasi faccia a faccia Padre Pio, gli dice: ti stavo aspettando, vieni con me e servi la messa. Alfonso, in silenzio, ascolta, guardandolo negli occhi, serve la messa di Padre Pio, partecipa con lui. Poi a un certo punto quest'uomo gli fece cenno di seguire Padre Pio al termine dell'Eucaristia in sacrestia. Andarono in sacrestia, Padre Pio lo vide e, senza dirgli niente, gli prese il manoscritto, gli mise la mano sopra e lo benedì. Quel manoscritto, quella musica scritta proprio per il presidente Kennedy, venne benedetta da Padre Pio, da Pietrelcina. Poi, tutto contento, uscito sul sagrato di Santa Maria delle Grazie, proprio qui, pensate un po', incontrò quell'uomo. Era Giovanni Siena e gli chiese, Giovanni Siena, scrittore e giornalista, e gli chiese: ma come mai poteva accadere tutto questo? Giovanni, guardandolo, gli disse: noi non sappiamo nulla della vita di Padre Pio, noi eseguiamo soltanto, che poi tutto puntualmente